Enrico Lucherini, responsabile dell'ufficio stampa, siamo andati a trovarli nel suo ufficio. Questo è come fosse domani. Enrico Lucherini, responsabile dell'ufficio stampa, ti rubiamo pochissimi minuti, ma vedo che non sei solo. C'ho la mia segretaria, che è la Pantera Rosa, però è muta, invece c'ho due assistenti che sono molto bravi, che sono Luca Vasile e Marco Perri, che mi aiutano molto in questi giorni molto faticosi. Possiamo parlare allora liberamente, non ci disturberà. Qui a Gavice ci sono molti personaggi, molti giornalisti, molti personaggi della cultura, quindi il tuo ambiente naturale. Ora io vorrei farti qualche domanda a proposito dell'ambiente qui a Gavice, ma ho un sospetto, perché dopo che è uscito il tuo libro, C'era questo, c'era questo, c'era questo, c'era quello, assieme a Spinola, ho il sospetto che le cose che ci dirai saranno un po' forse truccate, colorate, diciamo. Beh, colorate di rosa. Io non credo di aver bisogno di fare moltissimo per condizionare un pochino lo spirito e l'emozione che hanno tutti gli abitanti di questa deliziosa città. Hanno tutti risposto con moltissimo affetto e con moltissimo rosa. Tutte le vetrine sono imbandierate con oggetti rosa, dai tabaccai ai falegnami, perfino un latte rosa, hanno inventato i gelati rosa. Si mangia solo nel ristorante piatti rosa o al salmone con i gamberetti, e quindi credo che è veramente stata coinvolta proprio tutta la città. E a proposito di rosa, tornando al tuo libro, è un libro rosa. Allora, qual è secondo te il personaggio più rosa di un libro rosa? Ma ce ne sono tantissimi nel C'era questo, c'era quello. Certamente Sofia Loren ha avuto una vita rosa, certamente la Coscina è un'attrice rosa, certamente la Muti ha una drammatica vita rosa, Eleonora Giorgi l'ha avuta e adesso è un pochino più rosa. Insomma, devo dire che il mondo del cinema è veramente un mondo di rose, un mondo di sogni, però credo che se non si hanno i sogni veramente si vive male, è meglio sognare. E forse per questo allora che le cose, i trucchi che avete inventato sono sempre trucchi rosa, forse trucchi di altro genere non interessano troppo? Ma il mio lavoro mi porta a fare, cioè per far conoscere un film o una diva, è chiaro che devo parlare della loro vita privata o dietro le quinte di un film, quindi sembrano rosa ma sono molto faticosi inventare, è un lavoro anche il lavoro rosa. A volte la fantasia supera la realtà, qual è un fatto che ti sarebbe piaciuto inventare e invece è successo nella realtà? Ma per esempio l'ultimo fatto rosa, avrei voluto inventare che Carolina di Monaco si sposasse con un italiano non molto ricco e ha fatto ed è diventata realtà, ma non l'ho inventato io. Ecco, quello mi sarebbe piaciuto, una principessa, una Cenerentola degli anni Ottanta. E concludendo con Gavice, ci dovremmo aspettare qualche trucco rosa prossimamente inventato da te? Ma non credo ce ne sia bisogno, perché gli spettacoli sono molto belli, gli attori sono venuti tutti, i relatori sono dei grandissimi uomini di cultura, i giornalisti sono le maggiori testate che ci sono, quindi come primo festival, il festival più giovane d'Italia, io e i miei collaboratori siamo veramente contenti di aver collaborato a Gavice Rosa. Massimo Ciavarro, è faticoso fare l'attore di fotoromanzo? Per me non molto, perché sono ben 10 anni che faccio questo lavoro, perciò con il passare del tempo è diventato, con la stessa natura, faccio fotoromanzi con la stessa naturalezza con la quale posso mangiare o dormire addirittura. Allora non è più faticoso fare l'attore di cinema allora? Caspita, per me che sono agli inizi è massacrante perché mentre appunto il fotoromanzo è una cosa che ormai ho imparato a fare senza nessun tipo di problema, il cinema ma posto davanti a degli ostacoli come la recitazione, non ho problemi con i movimenti, in quanto 10 anni di fotoromanzi mi hanno aiutato in un modo incredibile, però bene o male erano soltanto muti fino adesso, invece si è trattato di aggiungere la recitazione ai movimenti. Senti, nel fotoromanzo un personaggio come te cosa fa? Il buono, il bello? Io nella mia vita ne avrò fatti almeno 1 migliaio. Un 80% era sempre il buono, con delle storie d'amore sempre a lieto fine. Ma ne ho fatti anche degli altri dove ero il cattivo, il drogato, un po' di tutto comunque in effetti. Anche perché adesso c'è una rivalutazione e un cambiamento delle sceneggiature. Mentre prima erano più che altro appunto storie d'amore a lieto fine,
adesso siamo arrivati a corsa di imitazione dei serial televisivi tipo la Dynasty e la Dallas, a fare delle serie dove non è l'amore il tema conduttore principale, ma ne succedono un po' di tutti i colori. Senti, questa sera Gabice si girerà una scena di un fotoromanzo e ovviamente tu sarai il protagonista. Che cos'è questa storia? Che genere di storia è? Ma più che altro è un far vedere al pubblico come viene fatto il fotoromanzo. La storia c'è, ma sarà più che altro una cosa a soggetto, quello che verrà in mente. Allora svelerete delle curiosità, ce ne puoi svelare già qualcuna adesso? Ah, no, sai il tipo di lavorare, il modo, magari la gente pensa che il fotoromanzo è una cosa soltanto ed esclusivamente statica, invece no, c'è anche lì un po' di movimento. Poi volevo dire che comunque questo Festival Rosa a me mi ha riempito il cuore di gioia, perché appunto in tutti questi anni il fotoromanzo, io che faccio questo lavoro, l'ho sempre visto la gente con disprezzo, con forse come un prodotto, come diceva prima, di serie B, e invece questa è proprio una consacrazione di questo lavoro. La critica era perché veniva detto che nella letteratura rosa c'era un'esaltazione, un del gretto sentimentalismo, però dal sentimentalismo credo che vengono fuori, la gente può scoprire i sentimenti, e noi nella vita abbiamo bisogno di questi sentimenti, e ben vengano perciò scoperti dalla letteratura rosa, dal gretto sentimentalismo. Allora, appuntamento con il fotoromanzo questa sera alle 22 a Gabice, ma io vorrei molto brevemente dire qualche altro appuntamento. Alle 24 ci sarà La morte risale a ieri sera di Duccio Tessari, poi ancora domani Rosa degli uomini, ovvero la Gazzetta dello Sport, alle 10 al cinema Aspra, alle 18 La scarpetta e la rosa, un film di Brian Forbes, alle 20:30 è Primavera di Renato Castellani, altro film, alle 22 c'è una piccola gara ciclistica organizzata dalla Gazzetta dello Sport, alle 24 Kiss Kiss Bang Bang di Duccio Tessari. Invece giovedì, giornata conclusiva del festival, alle ore 10, Brunella Gasperini, La sua vita e il suo lavoro. Alle 18, Cenerentola 80 di Roberto Malenotti, il film con Bonnie Bianco e Pierre Cosso. Invece alle 19:15 circa, l'appuntamento è di nuovo ancora qui a Gabice con questa diretta. Arrivederci.